Tanto tempo fa, in una galassia lontana, lontana... Che è successo? Dove sono? Non lo so, signore, devono avere un propulsore su qualcosa. E noi cosa abbiamo sulla nostra nave? Un frullatore? No, signore. Bene, trovatele, prendetele. Sì, signore. Prepararsi alla velocità luce. No, la velocità luce è troppo lenta. La velocità luce è troppo lenta. Sì, dobbiamo passare direttamente alla velocità smodata. Velocità smodata? Signore, non siamo mai andati così veloci. Non so se la nave potrà sostenere. Qual è il problema, colonnello Nunziatella Cacarella? Bellissimo. Merde stellari. Il pianeta allucinogeno. Immaginate un pianeta la cui atmosfera è composta da 30% di ossigeno, sì. 30% di grappa, 60%. 30% di cannabis, sì. 30% di spore e di funghetti allucinogeni, allucinogeni cresciuti sul cuoio capelluto di Luca Giurato. 120, sì. E 30% di grossolani errori di matematica. Ah, sì, perché i nostri eroi stanno per sbarcare sul pianeta allucinogeno. Ho cercato di cambiare un poco il mio modo di entrare in cena. Che bello, bello, mi piace, tanz bambolina, lalla menga camerini. Voglio stare qui, lasciatemi qui, drogato. Dimenticatevi di me, addio. Non ho neanche il naso, non è possibile questa cosa, ciberneticamente proprio. Arieta Balanone, intossicata atmosfera respiriamo, fra poco tutte le inibizioni perderemo. Meglio se un posto a San Patrignano prenotiamo. Ma quanto porti sfiga! Ma non possiamo abbandonarlo sul pianeta! Insolito! Mi sta venendo una strana voglia di masturbarmi. Guardate! Cago asciugamani! Oh no. Incredibile, ragazzi, cago asciugamani! Come sono profumati e morbidi sulla pelle. Oddio, che bello. E vuoi uno? No. Asciugamani cagando non stai. Semplice merda, effetto sotto degli allucinogeni sei. Ciubecca, ho come voglia di usare il tuo pazzo peloso come spazzolino. Ma che cazzo vi siete tirati, figli di Anna? Siete tutti drogati di merda. Capito, non ho parola ultima là. C'è mia madre. Tua madre, Eci. Anche io un po' stordito sono. Uno strano sapore di merluzzo nel culo sento. Ah, Yoda, sei tu? Allora non mi sto scopando prezzemolo, no. Uffa! Sto duellando contro il mio cazzo! Ah! Oddio, mi sono staccato il cazzo! Aia, che dolore! Aia, che male! Aia! Aiuto! Aiuto! Obi-Wan Kenobi, aiuto! Yuk, l'esterazione di questo pianeta vi stanno procurando delle psicologie croniche. Delle psicologie croniche. Capisco, è psicopatologie croniche. Psicopatologie croniche. La. Per risavire non ti resta che appellarti alla forza vaginale. Chi ti ha morto? Questo è semplice, rispetto a psicopatologie croniche. Per risalire? No, risalire, che è sotto con la scala. No, per risavire non ti resta che appellarti alla forza vaginale. Quella zoccola di sorta. Non hai capito. Allora, per risavire. Per risalire? No, devi risalire, rinsavire. Per risavire. Non ti resta che appellarti. Non ti resta che appellarti. Alla forza vaginale. Eh? Tu
uso la fregnuc. Cos'è la fregni? La fregnuc. Che si diventa di calabrese adesso? La fregna almeno, Leo. L'uso la fregni. No, l'usa. Usa. Usa, come Stati Uniti? Usa la fregni, uc. 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 Uc è capitano. Uc è capitano. Usa la fregna, liu. La fregna. L'uso la fregna. Lux. Lux. Lux de Bru. Lux de Bru. Che sei, un amico olandese tuo? Lux la fregna. No, no, Lux la fregna. Che cazzo fregna? Chi ti ha morto sta morto. Mo' mi fai un braglia di capelli. Ma che cazzo sei, Aladino? Lux la fregna. Lux la fregna. Come andrà a finire? Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio di Merde Stellari. Alla ricerca di un'eclissi di natiche di Kim Kardashian. Sarò anche allucinogeno, ma per andare fuori la schiena mi devi leccare, non l'uccello.